Benvenuti a Quelli che i doveri, un evento web in cui tratteremo il tema dei doveri in modo nuovo e divertente. Partiamo subito con la prima ospite, l'attrice Emma La Pietra. Benvenuta Emma, perché non ci racconti del tuo nuovo film? Con piacere, il film si chiama La scelta di Matteo e racconta di un ragazzo italiano che sceglie di andare a lavorare all'estero. Ma questa scelta fa scattare nelle persone che gli stanno vicino reazioni diverse. I genitori non vogliono che se ne vada. Il professore dice che se va all'estero non riesce a mettere a frutto i suoi insegnamenti in Italia. E tu nel film sei la sorella minore, giusto? Ma nel film gli dico solo che ha il dovere di scegliere ciò che è meglio per lui. Ma non sarà facile convincere gli altri. Insomma, grandi dilemmi al cinema. Emma, grazie di essere stata con noi e ci vediamo nelle sale. Certo, dal 3 aprile, mi raccomando. Chiede la linea del nostro inviato. A te, Rodrigo. Sì, ecco, siamo qui col nostro operatore per raccontarvi in diretta quello che sta succedendo proprio sotto di noi. Da quello che siamo riusciti a ricostruire, una tale Laura avrebbe lasciato la macchina in seconda fila. Questo ha causato un'infinità di incidenti. La macchina infatti ha impedito a un camion che riforniva il latte al supermercato, una signora che doveva comprare latte per suo figlio non sa chiaramente più cosa fare. In più mi dicono che ci sono due ragazze appena assunte in un ristorante che stanno facendo tardi al lavoro, rischiando di perderlo chiaramente. Addirittura ora vedo un'ambulanza che non riesce a passare. Incredibile come un gesto così piccolo possa causare tanti problemi. Incredibile questa storia. Ti interrompo proprio a questo proposito. C'è appena arrivato un tweet su questa vicenda. Bisogna rispettare le regole. Abbiamo il dovere di non limitare la libertà degli altri. Hashtag mannaggia Laura. Hashtag doveri. Hashtag civile. Questa ragazza che ha pensato bene di parcheggiare in doppia fila dovrà scusarsi con un bel po' di persone, oltre che a pagare una multa. È il momento di chiedilo a noi. Sentiamo qual è la domanda che ci porgono i nostri spettatori. Mi è appena arrivato un post di Facebook che dice: il mio vicino di casa ascolta Frank Sinatra tutto il giorno ad altissimo volume e usa degli incensi che infestano il palazzo. Mio fratello è asmatico e io non sopporto Frank Sinatra. Come possiamo fare? Grazie. Sentiamo la risposta dell'esperto in collegamento. Buongiorno, dottor Sobrino. Ha sentito la domanda del nostro spettatore? Buongiorno a tutti. La domanda che posto al vostro spettatore è molto interessante. Se si vive in un condominio bisogna rispettarne le regole. Consiglio perciò al vostro spettatore di rivolgersi all'amministratore del condominio, che è la persona chiamata a far rispettare il regolamento. È arrivato il momento dell'angolo dei libri. A te, Marco. Buongiorno a tutti. Il libro di cui voglio parlare oggi si intitola L'allenatore ed è la bellissima storia di una ragazza di nome Giulia che gioca a tennis in ambito professionistico. Un giorno Giulia decide di doparsi per scalare le classifiche. Il suo allenatore la scopre e decide di denunciarla. Questa è soltanto una piccola parte della storia. È un libro veramente fantastico, che parla del dovere di essere leali nello sport e nella vita. Dovete assolutamente leggerlo. Grazie mille, Marco. Eccoci alla nostra speciale rassegna stampa sui doveri. Oggi voglio raccontarvi la storia di Marta, storia che potrete leggere in modo integrale sul nostro settimanale. Marta è una ragazza in gamba che di colpo si trova in una situazione molto complicata. Ha promesso a Paolo di aiutarlo a fare i compiti lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto insegnare ad Antonio a suonare la tuba e molte altre cose. Ma ora sentiamo il telefono il dottor Longo, che ha seguito questa storia da vicino. Dottor Longo. Buongiorno, sì, Marta ha sempre rispettato gli impegni, ma questa volta non ce la fa. Anche la Costituzione parla di doveri, per esempio di solidarietà. Lo fa l'articolo 2 proprio all'inizio. Grazie, dottor Longo. Grazie a voi. Prima di salutarci, vediamo chi è il vincitore del concorso Bravo Tu. Oggi vince Giovanni da Genova con questo messaggio. Oggi ho messo in regola la mia signora delle pulizie e mi sento bene. È davvero tutto e mi raccomando, dopo di noi andrà in onda il film La Grande Festa a Casa Cecchi. Un bellissimo thriller che vi farà passare la voglia di non rispettare i vostri doveri. Arrivederci a tutti!